Come l'azienda dell'acqua e della luce, 10 euro al mese, tanto bastava per garantire alla holding mafiosa dell'alloggio abusivo allo Zen 2 di Palermo un profitto da 70.000 euro al mese. Per chi si rifiutava di pagare, il taglio immediato delle forniture, il rischio anche di perdere la casa. Questo quanto hanno scoperto la squadra mobile e la direzione investigativa antimafia di Palermo, che all'alba hanno arrestato 13 persone accusate di associazione mafiosa, estorsione e violenza privata. Contro i boss non ci sono solo le accuse di due pentiti, ma anche le denunce di alcuni residenti del quartiere, stanchi di subire i ricatti e i soprusi della banda della Mazza, una squadra che agiva armata, seminando terrore nel quartiere, anche tra i commercianti. Si è accertato anche che la mafia si occupava dell'assegnazione delle case. Una famiglia non poteva decidere di occupare un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari se non c'era il placet della cosca. Poteva semmai comprarla a 15.000 euro, che non andavano certo pagati agli ACP, ma ai boss che gestivano l'assegnazione degli alloggi, togliendoli ai legittimi assegnatari. Da più tempo facciamo controlli continui per riportare la legalità anche sotto questo punto di vista, ma non solo per gli allacciamenti abusivi allo Zen, ma anche in altre aree della città. Non è soltanto lo Zen che si allaccia abusivamente. Se arrivava la notizia di case abbandonate da 10-15 giorni, il capo bastone avvisava l'organizzazione e entrava così in azione la squadra, che andava di notte ad occupare la casa. Una persona rimaneva lì dentro finché non si trovava il compratore, che si doveva rivolgere al sensale dello Zen. Ogni padiglione aveva un caposcala che un tanto di libro mastro, e il guadagno era assicurato e portava nelle casse della mafia 780.000 euro all'anno.